sessione Emilia Romagna Banali, che grazie alla collaborazione della Soprintendenza Artistica per Emilia Romagna e dell'ICI, Soprintendenza dei Beni Librari e Documentati per la Regione Emilia Romagna, riesce quest'anno a realizzare questa 14ª edizione della settimana della didattica in archivio e in particolare a realizzare nell'ambito della settimana della didattica in archivio questo seminario. Il seminario, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, ha trovato negli ultimi anni una sua formula che sembrava essere particolarmente gradita, cioè quella di presentare da una parte in una prima sessione, diciamo, le fonti e dall'altra presentare i progetti che da quelle fonti hanno già tratto spunto. Quest'anno, sempre in accordo con i partner dell'iniziativa, si è pensato di legare il tema del seminario, dopo i precedenti seminari, se vi ricordate, legati al tema della Grande Guerra, appunto di legati al tema che quest'anno predomina, cioè quello dell'Expo, quindi alle tematiche dell'alimentazione e dell'ambiente, declinate chiaramente in un contesto archivistico, quindi come storia dell'alimentazione e come storia del paesaggio. Quindi io vorrei, per concludere, perché come vedete dal programma il pomeriggio è veramente molto denso, io vorrei essenzialmente ringraziare appunto sia la soprintendenza artistica sia l'IDC per questo percorso nel quale accompagnano ogni anno la sezione Anali Emilia Romagna, e ringraziare anche moltissimo il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale, che ospita questa iniziativa ormai in modo tradizionale, e ringraziare anche tutti gli archivisti, tutti diciamo i relatori e gli archivisti che questo pomeriggio ci presenteranno le loro fonti e i progetti che hanno sviluppato. E li ringrazio perché, come dire, nell'insegnamento teorico che ogni archivista riceve, non è compreso questa vocazione a farsi anche mediatori verso un pubblico di studenti o un pubblico adulto delle fonti archivistiche. Quindi c'è un qualche cosa in più, una volontà in più appunto aprire porte del patrimonio culturale, in particolare del patrimonio archivistico, al mondo degli insegnanti e della scuola. Cedo la parola a Mauro Maggiorani, della Soprintendenza Archivistica per l'Emilia.